aspetto un attimo che arrivi altra gente. Intanto, come si può evincere dal titolo, costruiremo un setup con grazie ad un sito che è gratuito, si chiama Drumstructor, e ad un sito fatto, mi sembra, da degli sviluppatori indipendenti, e è fatto molto bene. Ogni volta che lo uso mi ci trovo bene. Aspettiamo un altro po' che arrivi della gente. Struttura si chiama rack e che è una sorta di impalcatura per batteria. Dove
Qua. Intanto abbiamo questa bella musica chill. E qui questa la spostiamo. Qui avremo i nostri octoban, che sarebbero dei tamburi a diametro costante e profondità variabile. Assomigliano
quello che nell'immaginario comune può essere la dico un po' volgare, un tubo di scappamento del gas della macchina. Il paragone che si fa di solito quando si deve descrivere questo tamburo è questo, il tubo di scappamento della macchina. Mi immagino lì l'inventore che dice: oggi faccio uno strumento che tutti ricorderanno come tubo di scappamento della macchina. Bella vita. Adesso mettiamo, prima di mettere un'altra barra, io procederei con il mettere intanto il primo tamburo della serata, che sarà che sarà una cassa. Adesso a trovare una cassa, eccole qua, 22 per lui usa 18 o 20, 18 sì. Vabbè che è pacchiano, ma non fino a sto punto. Mettiamo una gamba. No, aspetta, prima di mettere una gamba, mettiamo un pedale. Così tanto. Non è simmetrico. A posto. Adesso siamo perfetti. Mettiamo un'altra gamba. Thank you.
Add a cure bar, questo da 100.
corta. Facciamo questo magheggio. Voilà.
e qui metteremo una cassa da 24. Dobbiamo alzare leggermente qua. Regolazioni di fino, comunque non è che non voglia intrattenere, è che è un lavoro molto di fino questo e bisogna stare ben concentrati.
pedale. Anzi, qui abbiamo un doppio. Spostiamo leggermente la cassa. Così. Cominciamo a mettere le aste del Charleston. Facciamo lo stesso qua. Adesso andiamo a mettere i rullanti in una maniera un po' ASMR. Adesso vedremo realmente prendere forma il kit. Adesso è stato solo un grande lavoro preparatorio. Non mi voglio immaginare il tecnico di Mike Portnoy quando deve montare questi mostri letteralmente.
diciamo, per fare un discorso generale su questo set, che una parte è un setup metal classico e l'altra è una parte, aspettate un attimo. Setup, una regola generale può essere quella di montare prima tutte le cose che stanno a terra e poi si pensa a quello da montare sulla struttura, così almeno si lavora in maniera più precisa. Andiamo a mettere i floor tom. Comunque aspetta. Qui lo dobbiamo girare assolutamente. Questo nome alla Yet, in Italia si chiami Charleston. Usiamo il suo nome originale
il crash lo chiamiamo crash, il raid lo chiamiamo raid, il china lo chiamiamo china, il splash si chiama splash, il charleston si mi intreccio anch'io con i discorsi. La yet si chiama hi-hat, hi-hat. Comunque prima, non so se già l'ho detto, ma vabbè, lo ripeto, non fa mai male ripetere. Uno è un kit metal classico e l'altro è di ispirazione più di Bonzo, John Bonham, con la sua classica impostazione tom e due timpani 16 e 18. Ah, così vi sto facendo anche vedere una view dall'alto. Qui lo mettiamo sempre a 16. Sì. Questo è il lavoro che abbiamo fatto fino ad adesso. Adesso andremo a montare i tom. Aspetta, c'è da montare quello che è un tom da 14, ma è corto. 14 per mettiamo 9. No. Cioè addirittura più, ce l'ha meno profondo. 8. No, continua a non piacermi. 6. No, si avvicina all'originale. Adesso cerchiamo, proviamo a flippare così stiamo più larghi.
proviamo ad aggiustarlo. Una soluzione potrebbe essere quella di allontanarsi con le casse. Mamma mia, fai tanto. Proviamoci. Alla fine poco danno. L'abbiamo riparata. Qui abbiamo messo un 8x7, qui 10x9. Thank you.
adesso andremo a mettere il tom da 12. Comunque questo programma è molto realistico per quanto riguarda il montare una batteria. Sembra che ci voglia esattamente lo stesso tempo che ci metti nella realtà. Adesso andiamo con i piatti. No, dobbiamo montare un altro tom. No, e questo è da 13. Adesso dobbiamo occuparci degli Octoban. Intanto in questo caso la cosa migliore da fare è quella di montare prima l'hardware dei Tom. Thank you.
mo ricominciamo. Oh. Mannaia. Questa mi sa che è una caratteristica che hanno aggiunto negli ultimi mesi. Interessante. Qui mettiamo 6. Qualche maniera risolviamo, perché tecnicamente ha ragione lui, perché per lui questo è ancora un tom, non è un octoban, quindi dovremmo fare un po', sarà un po' brutto a vedersi. Però vabbè.
Tanto lo ricancelliamo e poi lo si rimetterà. Fa una modifica di questo genere. Dopo questo ci siamo con i tamburi. Questa è la nostra bella visione frontale. Dai, piano piano ci stiamo arrivando.
e questa è la visuale da dentro. Intanto mettiamo pure dei sedili, da qualche parte ci si dovrà mettere a sedere. Intanto, come piatti possiamo cominciare a mettere i Charleston. Abbiamo i Charleston, gli hi-hat. Dunque, fatemi un attimo recuperare un'immagine su internet. Devo montare. Annaia la miseria. Segnatevi 4 crash due china A quanto pare dovrò montare anche un altro Charleston, ma sull'asta. Vabbè. Intanto incominciamo con i crash.
slide. Adesso qui metterò un China. Thank you.
questo va bene. Dobbiamo mettere adesso gli splash e gli stack. Sa che uno non riusciamo a metterlo. Adesso metteremo due splash ed uno stack. Thank you.
io alzerei questo piatto. Ed abbiamo messo i piatti sulla prima parte di kit. Adesso dobbiamo mettere altri 3 crash. È un China. Thank you.
Quindi un crash a livello del ride e il cielo sopra. Ok. Ci siamo. Eccoci qua. Mamma mia. Adesso mi verranno tipo ricordi del Vietnam dopo questa live. Tanto io faccio una foto. Thank you.
salviamo, salviamo assolutamente. Salutiamo. Ciao.